E ciao a tutti, io sono Crio, vi do il benvenuto a questo nuovo video gameplay su un gioco veramente meraviglioso. Oggi è il mio compleanno, ben 28 fischioni nel culo. E come non festeggiare al meglio con un giocone trashone del 2006, Xena Warrior Princess per PlayStation 2. Un gioco che adesso vedrete, io l'ho già provato perché non stavo nella pelle. Chi lo volesse comprare sull'usato sta sui 12-15 euro e ce ne sono pure copie nuove per i collezionisti a una trentina di euro circa in italiano, perché questo gioco, come potete vedere, sarà un trash assurdo ma ha la lingua italiana di default. Inizia nuova partita, facciamo non usato, salvataggio della partita. Ok, adesso sto zitto che c'è il video iniziale. Dopo il caricamento, molto scattoso. Ok, brevissimo video, non ho saltato, è così. No, veramente, dai. Probabilmente mi mettessi lì, riuscirei a programmarlo meglio, anche se non ne capisco una mazza. Allora, ecco, prima la chiama Gabriel, poi qua giustamente la chiama Olimpia, perché nella nostra, versione italiana si chiama Olimpia e non Gabriel. Allora, Olimpia è intrappolata nella città incantata di Marte. Devi liberarla e ricordati, il tempo è contro di te. Ok, se non schiacciamo X rimarrà per sempre quel messaggio. Eccola qua, Xena, adesso io vi faccio vedere il modello. Se, mamma mia, visuale gira pianissimo perché, ok, eccola qua. Posso zoomare in avanti, sì, un pochettino. Questo qua è il modello di Xena. Il gioco tiene la bellezza di 250 MB. Adesso non so quello PS1 quanto tiene, ma mi sa che fra un po' tiene più la versione PlayStation 1 che questa. Tra l'altro, se uno lo cerca su Wikipedia, non lo trova nei giochi usciti. Non capisco se non sia una roba ufficiale o si sono vergognati così tanto che hanno deciso di rimuoverlo direttamente da qualsiasi posto. Allora, Xena, quando mi hanno presa sapevo che saresti venuta, mentre mi trascinano chissà dove, attraverso questo castello infernale. Cercherò di aiutarti come posso, quindi cerca le pergamene come queste, in bocca al lupo. Viva al lupo, direi. Ah, guardate come salta. Ci fosse Zeb, direbbe ceppo di legno. C'è un interruttore nel livello superiore che aprirà la porta fortificata. Allora, triangolo, dai. Voilà. Sta roba qua non so cos'è. Allora, l'avevo messo un attimo in pausa perché boh, mi sembrava di aver qualcuno in camera, ma non c'era nessuno. Continuiamo, qua c'è la vita. Trovato un teletrasporto extra, non so perché l'hanno tradotto così, vabbè. Questo è un teletrasporto, ah, lo dice anche, ogni volta che sei gravemente ferita sarai trasportata magicamente all'ultimo vaffanculo, un checkpoint, in poche parole. Sta roba rossa non ho capito cosa serve. Ah già, tiriamo fuori la spada con R1 forse o L1? L1. Il cerchio non so come usarlo. Non lo so. Eccolo qua, adesso vedrete il combat system più bello del mondo. Non posso lockare i nemici. E che cazzo ha fatto sta mossa? Dopo un po' fa quella mossa. Sì, premi triangolo per prendere i vasi e tirarli nel muso alla gente, ho capito?
No, ho fatto il calcio. Ah, così ho preso il coso. Ora. Ah, triangolo faccio. Alla. Aspetta un po'. Avete visto? Allarga le gambine così distrae il nemico. Questa qua è la vita. E niente, possiamo anche vedere le bellissime sedie. Le porte di questa città sembrano solide, ma credo che riuscirai a romperle, sì. Se riesco, la rompo. È una delle parti più belle del gioco, è proprio quella di romperle le porte. E ho detto tutto. Il combat system è una merda. Io spero che mi sentiate bene, perché il settaggio che ho usato è il solito che uso per tutti i giochi. Non so se sto gioco qua va bene, non ho fatto prove. Non vedo l'arciere di sta minchia che scappa pure. Vaffanculo, pezzo di M. Ecco, loro saranno i nemici più difficili del gioco, eh? Ok. Voilà. Poi sentiamo altri nemici che non si sa dove sono. Spararci, ma mi sa... Eccolo qua. L'audio non è proprio il forte. Anche sta mossa qua della minchia rompe abbastanza le scatole. Dai, non scappare sempre. Oh, io prendo il vaso e glielo tiro. Oh, l'ho beccato, anche se non avrei dovuto, ma non fa niente. Pigliamo ste robe rosse che non so cosa servono. Buh. Queste qua blu non le prende, non so dove... Credo che fosse esperienza, qualcosa così. Allora, le porte di questa città sembrano, se non l'ho già detto. Oppure, credo che sia stamina quella roba lì blu che lasciano i nemici, però... Se, come potete notare sulla spada, la barra blu non scende mai, quella gialla invece è la vita, non si sa perché. Hanno deciso di usare il giallo come indicatore della vita, che di solito è rosso, ma... Contenti gli sviluppatori della Blast. Uccidiamo solo l'arciere che è veramente un rompicazzo. Cos'è successo? Ok, ovviamente il gioco è pieno di bug, veramente pieno, e i comandi sono più legnosi della versione PlayStation 1. Fra un po'. E cazzo. Ah, c'è anche la schivata che vi voglio far vedere, che è una figata. È forse la parte più bella del gioco. Dai. Ok, uno è andato. Ha fatto anche blim blam bling. Aspetta un po' che prendo la vita prima che mi uccide l'arciere. Ah, poi c'è anche un bug che, poche parole, quando veniamo colpiti, se notate, il personaggio lampeggia. Ecco, delle volte può capitare che lampeggiando i nemici non dovrebbero farci male, ma capita che anche noi non facciamo male ai nemici, non si sa, random. Premiamo il pulsante. No, mi dice triangolo è qua. Ok, ha premuto il nulla, ma non fa niente. Qua ci fa vedere che abbiamo aperto il portone. E là c'è un altro checkpoint. Io potrei buttarmi giù, ma mi sa che perdiamo una vita, quindi... Torniamo dalla strada normale, pigliando sta roba rossa che chissà che cazzo serve. Comunque farò il primo livello in questo video, poi magari ve ne porto anche altri. Se riesco ve lo concludo, sto abortus. E comunque se volete comprarlo si trova. Aspetta, se io taglio da qua muoio lo stesso. No. Dunque, allora, dovrebbe essere qua. Sì. Checkpoint, la porta fortificata bloccata. Passaggio, blocca il passaggio, trova gli interruttori. E fino lì. E fin qua ci siamo. Passiamo sul punto di controllo. Allora, noi possiamo andare di qua. Ci saranno dei nemici. Là ce n'è uno. L'arciere di sta minchia che... Madosca. Eccolo lì, ci ha uccisi, ma fa niente, tanto abbiamo il teletrasporto qua. Aspetta, da che parte sto andando? Da quella sbagliata. Io spero che la musichetta non sia coperta da copyright, perché mi incazzo.
Dai, vieni qua. Ok, l'abbiamo beccato. Là c'è poi della vita, ma la prendo dopo. Ok, due li abbiamo fatti fuori. Sì, questa porta è bloccata, lo so, dai. Allora. Vai. Ok, è morto, rompiballe. Porca miseria, stavo per cadere. Allora, sali. Dai. Oh, vado. Che ca... Vai su. Come faccio ad andare su? Che cazzo. Ma vaffa, guarda. Guarda te che cazzo di gioco fatto con le chiappole. Allora, mi sembra che sono io che sono deficiente, ma il gioco. Dai. Era salita, eccola qua. Abbiamo schiacciato un pulsante che ci apre il portone là. Questo qua. Con un'animazione che non fa capire bene all'inizio, però. Poi dopo ci dice vai lì dentro. È veramente un progetto che oggi uno sviluppatore indie farebbe sicuramente meglio. Allora, pigliamo la vita. L'ho presa. La mela è il sedano. Non chiedetemi perché una mela e un sedano sono la vita. E poi qua c'è un pezzo, porco. Devo concentrarmi. Allora, dobbiamo saltare su ste pedane fino sopra. Solo che ovviamente le pedane non rimangono ferme. Eccolo lì. Salto, è andato a fan bagno. Ok, ce l'ho fatta. Faccio un save state perché non ho voglia di ricominciare tutto. Tieni premuto, vaffanculo. Sto cazzo di cartello. Bella miseria. Ma perché mi ha tolto la spada? Vaffanculo. Intanto andiamo qua al checkpoint, prendiamo la vita e tiriamo fuori la spada. Sì. E andiamo dall'arciere e rompicazzo. Ma dai, ma ogni tanto uno schiaccia, non so se si sente dalla registrazione, ma oh, qua facciamo così, pigliamo la clessidra. Qua dobbiamo portare, sì, lo so, se riesce a spingere in questo spazio il coso. Dove cazzo è andato il cubo? Ah, è qua. Possiamo bloccare il pulsante. Allora, io farei così. Così. Poi, è molto macchinoso. Dai. Ma perché non me lo prende? Possiamo solo spostarlo in certe direzioni. Non è come, esempio, Tomb Raider per Play 1 che potevi spostarlo in qualsiasi direzione. No, qua no. O avanti, o di lato, o indietro. Allora, la visuale ovviamente non è delle migliori. Ecco, adesso qua devo spingerlo leggermente in avanti. Ok. Ala, pulsante fatto. E qua non c'è più nient'altro. Possiamo tornare indietro. Allora, qua dove cazzo sono i scalini maledetti? Eccolo lì, sono morto. Orco can. Preso male lo scalino. Così. 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 Dai. Dai. Vabbè. E fin qua ci siamo. Dov'è l'uscita? Di qua. Salvataggio tattico, perché non ho voglia di rifarmi tutto. Vabbè che in sto gioco qua è le vite infinite, ve lo dico già. Se uno perde tantissime volte, comunque viene sempre respawnato, quindi. Però non ho voglia di rifarmi quel pezzo. Allora, là c'è questo, vieni qua. Ok, finché riusciamo a colpire il nemico, lui non riuscirà ad attaccarci.
Vieni qua anche tu, bravo. Lo attiro qua perché non vorrei mai che ci fosse un arciere che ci rompe i maroni. Ok, fatto. Qua sì, c'è il coso. Sembra che questa porta sia bloccata. In poche parole si fa la stessa cosa che dall'altro lato. Gira. Ecco, non ce l'ho fatta. Ma non si attacca. Oh, madò, che gioco. No, la vita non prenderla, che ne abbiamo ancora abbastanza. Mi ha beccato mentre che saltavo, sto arciere di sta minchia. Oh, non ci arrivo, perché non ci arrivo? Dai! Non può salire perché c'è quel babbeo lì. Cazzo! Porco Giuda. Oh, quando me lo son provato. No, non ci arriva più. Quando me lo son provato da solo, l'ho fatto subito. Ok. Tirami fuori la spa. Madosca. Ma guarda lì, che cazzo di. Guardalo, guardalo. Devi stare fermo per tirar fuori la spada, se no non te la tira fuori. Ecco, adesso si è attaccata così, ma io come mi tiro su? Ma vedi? Che gioco delle balle. Ah, io faccio così. Mi sono tolto metà vita, però. Era di là. Facciamo un save state. Visto che c'è solo più l'arciere. Ecco, tipo adesso la spada me l'ha tirata fuori lo stesso. Vaffanculo. Guarda che mi ha buttato giù. Che pezzo di merda. Era così. Ok. Che bastardo. Facciamolo qua, va, che così siamo più vicini. Ecco, dai. Vaffanculo. Oh, va. Abbiamo un pizzico di vita. Allora, rieccomi, scusatemi. Orca. No, 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 non cadere. Ok. E abbiamo sbloccato l'altra porta. E dovremmo fare la stessa identica cosa che abbiamo fatto dall'altro lato. Uguale, spiccicato. Allora, Xina, scendi, che abbiamo un filo di vita e io una paura adesso, ecco, di crepare. Salvataggio tattico. E qua vediamo un po'. Allora, ella. Sì, non ci sono arrivato per un pelo. Volendo si può spostare sto blocco, però ho scoperto che faccio prima a far così. Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Allora, qua c'è sempre l'arciere di sti coglioni. Aspetta, vieni qua che c'è checkpoint. Ok, almeno se muoio dovrei ricominciare da qua. Ecco. Ok. Dai. Dai. Ecco, adesso non attacca più. Ma porca. No, si è buggato, si è buggato. Ok, l'arciere è morto. Oh, vaffangulo. Ho perso quasi tutta la vita, però ce l'ho fatta. Spingiamo il blocco come abbiamo fatto nell'altro pezzo. Voilà. E da che lato era già? Ecco, qua c'è una vita. Teletrasporto, quindi di qua, giusto? Sì. Tra l'altro qua c'è un bug. Vediamo un po' se riesco. Ah, non me lo fa più. Ero riuscito a saltarla sopra io quando ci ho giocato per cacchi miei. Proviamo un po' a saltare qua.
Niente, o non... Boo. Quando uno registra i bug non ci sono. Orco can adesso, devo fare attenzione a scendere. Xine! Dove cazzo è la discesa di qua? Ecco, ecco! Sono morto. Ah, però ricominciando da qua. Allora, scendiamo. Eccolo, eccolo. Vabbè, metà vita. Allora, adesso dovrebbe essere finito il livello. Devo solo ritrovare il posto dove dobbiamo passare. Dunque, qua. Eccolo qua. Che poi graficamente, il poco che c'è non sarebbe neanche male per essere su PlayStation 2. Vedete qua il modello di Xena, non è bellissimo ma neanche brutto, dai, però veramente si sono impegnati con i piedi a far sto gioco. Xena, allora, Xena, gli interruttori che aprono la porta fortificata per la nuova area sono in alto. Sopra di te, ricordati che devi aprirne due. No, ma non l'abbiamo appena fatto, cazzarola. Oh, ma no, è una roba nuova. E io direi che questa roba nuova la vedrete nel prossimo video. Un saluto da Xena e uno da Crew e al prossimo Trash. Video trash direi, ma no, il prossimo non è trash, però magari quello dopo. Sì, ciao ciao. Ah già, è vero, auguri a Crio.